Buonasera! Cosa ridete là? Allora, questa sera non sono da solo. Cioè, sono da solo qua, mi vedete da solo. Intanto grazie a Giciume, che dice, sono 30 mesi di termosifonzità. In termosisi, termo... Ma che cazzo hai scritto, coglione? Capito? Non si capisce, non so leggere. Pusha, chi sarà mai? Andiamo a Cazzo, vedere. Cosa ho detto? Tanto grazie a Pushy. Allora, happy birthday! E Three anche years grazie a old! Masutora, che sei tutto nuovo. Cosa cazzo ridete? Allora, perché sono, come ho detto prima, non sono qui da solo questa sera, no? C'ho la donna e l'amico. Vieni qui, amico. Senza presentarti, vieni qui così. No, no, tira giù e vieni qui. Perché vedete come ho passato l'Halloween. Io ho fatto una cena a casa mia con una persona del genere. Buonasera. Puoi Andare. andare, sì. Sdraiati nel letto, tanto stai comodo. Eh sì, è un imbarazzo un po'. È diventato Mr. Crinkle. Mi sapete dire chi è Mr. Crinkle? Mr. Crinkle. Oh, non lo so. Allora avete scritto delle cazzate. Stinco per cena? No, allora, questa sera ho cucinato tutto io. Mi ha aiutato un po' la donna a preparare. Abbiamo fatto un antipasto con pizzette di pasta sfoglio con pomodoro olive. Abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto di antipasto? Abbiamo fatto altre tipo pizzette, cioè sempre di pasta sfoglio con Affumatissimo pomodoro salsa dentro marinara dentro e roba così. Reggiano prosciutto Un tagliere di formaggi affettati e formaggi e robe così. Poi di primo abbiamo nuvole fatto di drago nuvolette di drago, vabbè, antipasti vari, tutto così. Poi abbiamo fatto un primo di gnocchi alla di patata patate di patate viola con spec buoni. funghi, galletti e speck e formaggio. Spaccavano la faccia, erano incredibili, Buoni. erano. Mi sono piaciuti? Sì, erano Erano buoni. Vero? Erano veramente buoni, mi sono piaciuti anche a me. Comunque, questa sera è Halloween e adesso, tra poco, Spooky Gnocchi, esatto. Perché erano viola, cioè di aspetto erano abbastanza terribili. E quello che hai detto buoni. Sembra Pallì, tipo quei cervelli erano, budelle. cioè, nel piatto sembrava veramente un cervello viola Esatto, quelle tremendo. budella Sì, delle marce. budella, però erano veramente buoni. Mi sono sentito un po' uno chef stasera. Il Bronigno, il terrore urbano, se continua. Cosa cazzo vuole il Che è già Bronigno? passato Halloween. Questa sera è già Halloween passato a lui, ma che cazzo dici, Bunny? Non dirle cazzate, è Halloween basta. fino all'alba, a È questo Halloween punto. fino a che non mi sveglio. Adesso vado a dormire, quando mi sveglio non è più Halloween. Però Poi non Halloween è rompere i fuori. coglioni, come tutti i Friday Night Live che faccio È sono di qui Halloween. sabato. Esatto. Vieni È qui. qui a dirlo, senza la testa, vieni No, mi ha aperto solo. la maschera. No, no, Vai! senza la testa, tanto se vieni in piedi Vai non che ti ti si dei vede. cliffhanger, vai! Vedi? Fallo. Che Che male! bussa. Non lo fare, mi fa male, vai via. Non lo fare neanche tu dovevi. Capito? Io sei visto. I Friday Night Live non sono diversi, è la stessa roba, Bunny. La stessa roba. Non è finito un cazzo! L'Halloween inizia a mezzanotte del 31. No, no, Sì, no, e invece sì. E no, prendere un whisky? sì, No, no. non lo fare, non lo fare. Sono già Abbiamo abbastanza per stasera. abbastanza, sì. Vuoi del tè? Non ce Del l'ho. tè. Quindi no. C'ho del succo di Un tè, mirtillo. c'era quello al una, finocchio, ma a finocchio ci dice qualcun altro, hai capito? una tisana. Artigiana finocchio, menta e liquirizia. Te, buonissima, è Ma fenomenale. quanta roba vuoi? No, non la voglio però. Te la vuoi? Da quest'anno è così, lo Io decide no. Moro. Io te l'ho Non da detto. quest'anno, è sempre. Sogni d'oro, Finocchio. Perché c'è. Allora, questa qui è una cosa che adesso ha scritto Vec, però è un meme noi interno. Ve lo spiego anche a voi in chat. Praticamente c'è la bustina. No, la bustina è la camomilla, mi pare, non la Sogni d'oro. La Sogni d'oro è la marca. È la buonanotte. Sì, la Sogni d'oro è la marca.
Finocchio è il gusto, tra virgolette. Quindi c'è la bustina, sogni d'oro, finocchio. Ed è veramente tremenda come cosa, però fa riderissimo. Senza nulla togliere ai finocchi che ci seguono, io vi lammonerei. Ho detto, ho sbagliato. Ma che i finocchi sono tipo bisessuali. Cioè, no, i finocchi sono finocchi, scusa. No, sono pare che finocchio è terribile da dire, omosessuali. Sono però... asessuali. Cioè, no, finocchi sono gay. No, finocchi hanno entrambi il sesso. L'ortaggio ha entrambi il sesso. L'ortaggio? Sì. Perché? Il finocchio. Sì? Secondo me stai facendo disinformazione come Cesare di Space Valley. Mm. Tra l'altro io ho la maglietta dei Thermos, guardate. La maglietta Thermos. Tra l'altro, se volete comprare la maglietta Thermos, ti piace Pallì? No. Perché? Perché c'è il addosso. Vabbè. Comunque, se volete la maglietta Termosifoni, potete usare il codice sconto Thermos. Aspetta, ve lo scrivo, aspetta. Sì, lo scrivo che sennò non... Sì, Thermos trattino Halloween. Se usate questo se usate questo codice sconto nel sito di Tube Shop con le nostre magliette che sesso. E metti però la pianta. Che la pianta? Sì, il sesso dei finocchi. Termo magliette questo. Perché i finocchi sono buoni, Non me lo mette. Vabbè, se usate quel codice sconto sul sito nostro delle magliette, avete il 20% di sconto. Che è un bello sconto, sono su 20 euro, sono 4 euro. Tanto. Potete comprare la maglietta come la nostra. Se volete comprare la maglietta... Ma che cazzo qua? Eh? Cosa dici? Il cavolo rapa. Il cavolo rapa? Io spero vi piaccia questa live un pochino fuori di testa questa sera, ma adesso tra un pochino iniziamo a giocare, eh? Ho scaricato tre la giochi femmina, la femmina è affusolata del finocchio, sì. Cosa vuol dire la femmina del finocchio affusolata, scusate? Delicata, anzi, gli ospiti in studio modesta, di questa sera sono la mia donna e un mio amico vecchia, proprio di qui del Veri. Che ci stanno dicendo che la femmina del finocchio è affusolata. La maglietta Thermos è comoda per quando fa freddo. Ok, vado via. L'ho capito adesso, è tremendo, Anarchy. È tremendo. Non dire più cose del genere. Tanto bevo un po' di acqua. Fino a quando vale il codice? Vale il codice fino al 3 novembre. Quindi... Fino a domenica, mi pare. Fammi vedere. Il 3 novembre è domenica. Fino a domenica. La femmina del finocchio è affusolata. Cheat Morelli 2019. Quello è un Malamute piccolo. Che fa... Ah! Mi ha fatto vedere un'immagine. Sono io e l'amico signor Maiale. Bravi, complimenti. Grazie. Allora, adesso io devo entrare nel mood. Mi devo caccare addosso, quanto pare. Ma tu sei un maiale. Cri, vuoi andare a prendere la sedia? Vai a prendere la sedia intanto. Per lui? Per chi vuole. Io non mi metto vicino al quadro. Perché ti cacchi addosso? Sì, non voglio che mi si veda. Perché ti cacchi addosso, eh? Poi che farò dei giochi horrorissimi. Questa sera ci cacchiamo addosso. Pallì, scegli. SCP, Palmira o Centralia? Che vuol dire? Sono tre giochi. SCP, Blackout, Palmira Orphanage e Centralia Occult. Ma scegliere loro? Scegliete voi. Palmira, che SCP, che è una creepypasta, o Centralia? Allora. Homecoming. Poi probabilmente li continueremo nelle prossime live tutti questi giochi, perché li ho comprati, ho speso dei soldi. Costavano un cazzo. SCP. SCP, vieni con me Palmira. SCP, è perché l'SCP è, è la più famosa, Cioè gli SCP sono Society, non mi ricordo qualcosa, non mi ricordo. No, non ci passi? No, devo stare qui, non Io sono d'accordo con Pallino. No,
Sei contento che ti chiama un pallino? Portalo là. È uguale. Porta via questa qui. Questa è la copertina. È la tua questa. Certo, però porta questo qui là. Ma sei uno stronzo, Sbatti se vuoi. Sentite freddo? È un po'. Allora, ti è. La copertina, questa sera passa in secondo piano. SCP su cacazzi piccoli. Tu sei Skyne, io ti permabanno, guarda. No, non ti permabanno perché anche se sei un disagiato incredibile delle nostre live, sei abbastanza simpatico, quindi non ti permabanno. Hai fatto tu con la maschera? Mi sono accorto adesso. Cosa smanacciate? Basta di infiltrarvi. Questo è lavoro. Sì. Volete il portatile? Si stava puntando sul mio telefono. Volete il portatile? Per far cosa? Che cazzo ne so io? Vabbè, fanculo. Allora, Embezer. Chi è? Jobk, grazie. Allora, quindi SCP, partiamo con SCP. Cosa stai guardando? Effettivamente. Partiamo con SCP Blackout, un gioco tremendo. Vediamo intanto se si prende subito. In Unreal 4, quindi figuratevi. Secure Contain Protect. Mi ha fatto il flash perché mi ha fatto una foto con la Fujifilm. Dammela. Non la foto, la fotocamera. Placement. Questo è il placement. Se volete una fotocamera istantanea. Non ho il link adesso, quindi che cazzo ho fatto il placement? Sì, però. Vabbè, è comunque valida. Sanno. Ah, porca puttana, già si muove tutto. Si possono. Impostazioni. Aspetta. Settings. Field of view set, ok, motion blur off, window mode, full sync, HD skip intro. No. Oh, poco casino voi, eh? Qui sto lavorando. Sapevo. La sensibilità del mouse a quanto pare non c'è. Qui metto tutto max. La sensibilità più bassa, ok, ci siamo. Deve abbassare veramente tanto l'audio. Non mi sembra, non va bene così. L'ho abbassato un pochino, ma come si fa? Change. No, 40 è troppo. Diciamo, perché vi dovete cacare anche voi, eh? Quindi non è che mi devo cacare solo io. Loro. Cosa stai guardando? Allora fatevi i fatti vostri, no? Va bene l'audio? Io abbasserò il volume veramente di molto. Ditemi se è a posto. Cioè vi dovete cacare anche voi, quindi l'audio deve essere non troppo basso. Per darvi tutto per sempre, ok. Più che altro l'effetto dei tasti era nel mio cervello, veramente? Io non lo sentivo veramente così alto. 60 va bene. Che gioco è? Non lo so. Vec, va bene l'audio adesso? Ditemi voi. Spooky mode. Direi assolutamente ok. Ah, è perché si fa anche col VR questo. Sento la cufene. Sì, ok, va bene. Oh, basta un po'. Ha vinto lei. Di che? Giocando a una reaction del test. Ha vinto lei. Oh, basta di far casino che adesso devo mettermi paura io. Se con voi di fianco non ce la faccio. Ah no, aspetta. Fatemi modificare un attimo la luce. Scureggia brutale, fa vedere. No, blu non va bene. Luce grossa? No, è troppa luce. Relax. Arca miseria, va bene uno ma non l'altro. Vabbè, sex time. Eh? Sex time. Sex time, non ce l'ho. Se non faccio molto sesso. Non è il sex time?
No. Rosso questo. Verde. No, rosso rosso. Verde. Ma rosso è da porno. Ok, così. Ma che è sta musica poi? Rosso horror, va bene, dai. Allora, l'SCP è una... Salutations! This is the main menu. It's not much, but I get by. Care for a jelly, baby? Ok, this is main menus. Non ho idea di cosa voglia dire qui c'è una mano. Lo spooky è divertente, quindi non è... Scusate. Quindi lo spooky è divertente, non è pauroso lo spooky. Ramonza, lo spooky è divertente, non è pauroso. È un pauroso divertente. Sì. Quindi devo toglierlo lo spooky. Fatemi vedere un attimo, aspetta. Lo spooky. Quindi così è horror invece. Non è spooky, è horror. No? Buongiorno. Passa la musica, adesso il volume è effettivamente alto. Ok, così ho... è top. La torcia che è praticamente un pene. Non ho sentito un cazzo. Scusate i tasti, per carità, perché... Aspetta, questa... Scusate i tasti, ma la mia tastiera è quel che le... Partiamo, via! Difficulty. Lasciamo medium. È iniziata da poco la live. Aspetta la canzone. Shh. Oh, zitti che sto ascoltando la musica. Cos'è questa musica per davvero, scusami. Allora. Please contact your supervisor for access. Credits. Under construction. Free access. Quindi? Siamo di qua? Buonasera, buonasera a tutti, belli. E quindi? La mappa.
complicato lo quittiamo subito, sono altri due di giochi. Contain and Protect is rated of... Grazie Simiz. Grazie, bello, tantissimo, grazie. Sono un po' alti, potrei bucare le mutande. Ma è quello l'obiettivo, Korn. Cioè l'importante è che non è... non mi copre la voce. Troppa roba da leggere, non è possibile, dai. Hello! Whoever you are and wherever you came from, and welcome to your future. Now, you're probably... Poi la voce la copre, ok. Ah, perché il Master Audio era andato a 100. Wondering where exactly you are... Non mi sembra cambiare granché, però, in realtà. Are... Who exactly we are. Com'è? Unfortunately, that's not something we can tell you at this point. È altino. The purpose of this short educational video is to inform you and your fellow volume, inductee. Sì. Want you to lose it, would we? Mi piace this giocare con il rosso. Your new name, you, molto, and every one of your colleagues will be referred to henceforward. Sì, mi sa che ci do di mixer. Aspetta. Cosa vuoi? No, questo... il menu sbagliato, aspettate. No. SCP blackout. Mettiamo 30%. Class D. The D stands for... Molto meglio, no? Meglio. You're equipped with your new identity. What's next? Well, this is where the fun begins. Speaking of responsibilities, let's talk about yours. Your purpose is to accommodate della... your supervisor's demands. Those are the friendly bits with the della... guns, such as cleaning up nasty messes, interacting with interesting characters, don't go off script. Gli SCP, da quello che ho capito, sono delle creepypasta basate su degli esperimenti, dei test su capi umane, no? Se Bronco, c'è Bronco Nino Nino, Ramonzo, lo vuoi salutare? Ciao. Tu non sai chi cazzo è, però ti saluta la Ramonza, Nino. Purtroppo no, per lì. Però c'è Korn, ha chiesto di te. Basta, hai preso il tuo spazio, basta. Ma posso levarmi dai coglioni sta cazzo di presentazione? No. Ma mi ha aperto il browser sta cacata. No. Ma se non è la serie di Apple TV con Jason Momoa, sì. Survival mode. Ma quindi c'è solo una survival mode, l'altra non la posso fare? 650, has been around since the 1930. Non ho finito di leggere. Paura. 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 Non vedo una se... Welcome D-Class. La D-Class sono le cavie, mi pare. Ricordo questo. Thank you, please. Non c'ho voglia di leggere tutto, dai. È tanto, cosa ridi? Thank you. Ah, è aperto. Tra l'altro dell'SCP c'è un gioco che potremmo giocare tutti insieme. Ciao, Ferry. Ciao. Ti saluto anche Pallino. Level 5. Level 4. Vedi i rumori terribili. Level 3.
tree, come l'albero, mi raccomando. Level 2. Level 2. Hey, hello. Is anyone alive out there? Zitto, Jerry! Jerry Scotti! Ha donato 100 bit, grazie mille. Please don't leave me. I've done some bad stuff, but I don't need to die like this. Andrew, mese di prompt mode. Ok, questo è veramente molto morto, In una pozza di ketchup. Level 0, non ce l'ho level 0, proprio 0. Scusate la tastiera, comunque. Purtroppo sentirete clickety click. Cambia la cassa, i soldi ce li ho io. C'ho una lira, non c'ho. Non c'ho gli euro, non c'ho. Qui c'è una mappa. Noi siamo qui nel centro. Non capiamo una sega. Level 1. Find visitor SS cards. Ha già capito, dottor Harman. Vado qua. No, level 6. Ho culo. Ok. Se si allume, prendo la torcia, prendo la radio, prendo la pila, prendo lo foglio. Good day, Sarg. Non ci vuole leggere. Chi è che ruta nelle mie orecchie? Innanzitutto. Prendo una tazza. Ok, ce l'ho in mano. L'ho sparata via, ok, perfetto. Apro l'armadietto. Mi passano una foto. Passano una foto, sono io al computer. Sei molto bello. Mi ami? Sì. Mi ama. Anche io. Anche tu mi ami. Sono molto amato. Voi in chat mi amate? No, come noi. Non come loro. Ma come il pallino. Adesso vediamo. Mi amate più? Può essere. Come mi odi, bastardo. Swipe keycard. Non ce l'ho, vaffanculo. Ah, c'è un altro armadietto. Ok, ho trovato l'altra keycard qui. L'ho trovata. L'ho trovata, cazzo. È partita la luce. Questa non funziona. Te perché stai ravanando tutte le mie cose? Scusami. Quando è che Daniele ti ama? Io lo dico che mi dovete mettere assieme. Dani, ti faccio l'occhiolino perché dobbiamo fare un po'. Chi è questo? Sesso. Chi? Sei geloso? Cosa vedi tu lì dietro? Aspetta, fatemi guardare le stanze. Questa qua, era questa qua. Sì. No. Mi serve la level 0. C'è un poco che mi guarda. Oh, la smettete di fare la confusione. C'è la testa di porco che mi guarda a letto. La testa di porco. Ah, qui è aperto. A the class lives in the wall. Scusami. Una cavia vive nel muro? Sì. Sento dei rumori tremendi, amici. Livello 2. Dove cazzo era il livello 0? Scusate. Livello 0 era questo. Livello 0. Ok, passiamo qua. Livello 3. Allora, questo innanzitutto è molto morto. Don't move. They hold a tribe. Ma che c'è? C'è uno che si muove lì dietro. Ah! Via, via. No, 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 no. Via. Perché mi sei... Via. Ma ce n'è un altro, cosa fanno sesso? Tremendo!
Ho perso. Ma è finito, veramente tremendo. Cos'è quello? Cos'è quello? È un foglio. Dice che sei un perdente. Esattamente. Amici, è veramente finito veloce. Amici, è velocissimo, eh? Ma quindi è finita la live, infatti. No, so altri due giochi, però... Che imbarazzo. Allora, was found off the Indian... The Hyla Tribe. Kind of footage was shown. Escape to have listed a total of... On Medium. Grazie Luke, grazie per i 2 anni di sub. Due anni sono tanti. Quindi non lo dire, cosa stai leggendo? Non so, fammi vedere. Darkness. Bello, questo è un fumetto incredibile. Dark, ti ciapa. Ricordare le tue emozioni, era l'anno scorso quello, ormai sono cresciuto. Te l'hanno piazzato. Qui fanno troppe citazioni alla sceriferia, però, eh. Chi è che te l'ha piazzato? Bronco dice te l'hanno piazzato. Qui me l'hanno piazzato, non lo so. Allora, era un mostro veramente tremendo, comunque, perché non è vero. Era un coso era rosa, secco, era secco rosa. Assolutamente sì. Riproviamo perché riproviamo lasciando un attimo. Sì. Esatto, Manny, facciamo la speedrun. Qui trema tutto. Tra un pochino si aprirà questa porta. Ostia, Bored, no, non ho ascoltato il nuovo album dei Lepros. Poi magari me lo ascolto. Era la pantera rosa, veramente. Un po' bere l'acqua. Perché lo stiamo a vedere l'Atletico Madrid? È il Capitano America quello. Fatti di cazzi tua. No, non c'è più qui. Ok, ci siamo, eh? Io clicco tutto il cliccabile. Ho cliccato veramente a caso. Una torcia, ma noi abbiamo già la pila. Prendiamo le pillole che non sappiamo cosa servono. Noi clicchiamo tutto perché noi siamo dei cagasotto sostanzialmente. Non c'è niente. Bene, ottimo. Rimettiamo la tessera. Apri questa porta delle balle. Qui c'è un morto. Peppe Peppe! Via! No, no, anche dietro! Mi spara! Sono morto. Beh, strano, direi. C'era una torretta nel tetto. Non era horror questa cosa qui. Mi ha semplicemente sparato. Quindi sei? Sono morto. Sei Sono scazzato. Scazzato. Sono scazzato. Scarso. Ma perché voi siete qui? Scusate, io sto lavorando. No? Perché voi fate pipipi? Sto guardando le persone. Stai guardando le tette su Instagram? No, lobotomizzati. Come lobotomizzati? Non guardare i lobotomizzati. Ma vabbè. Scarsato. No, scazzato. Lanciali una sedia, amor. No, adesso riniziamo da capo. Cosa? Adesso si apre la porta e riniziamo da capo.
SCP sono. SCP sono creature Cree. Tu che ne sai un sacco di creepypasta. Le SCP sono dei strutture di contenimento per i mostri. Quindi esattamente come quel gioco che hai fatto tu l'ultima volta. Cioè? Come si chiama quel gioco che hai fatto tu con la Medieval? No, con la ragazza che diventa no, presidente. La ragazza che diventa presidente? Sì, quella della The Old House con le oggetti. Ah, è Control. Esattamente Control, però horror. Control horror. Praticamente sono le SCP sono persone no. strane. No, gli SCP sono praticamente queste strutture dove devono contenere queste oggetti. SCP operatore. Sono Secure Control SCP, Secure Control Program. Strutture di contenimento. Sì. Per oggetti e creature tipo Drake. Quindi oggetti, strutture di contenimento per strutture no, per paranormali. Per oggetti e creature paranormali. Oggetti e creature paranormali. È sempre cattivo e maledico. Sì, cioè sono creature. SCP è questa storia, questa creepypasta su questi giochi che spawnano a caso. Aspetta, si sente quello che dice la Cree? Ditemelo in chat perché sennò è inutile che parla. Vieni, perché... Se no, vieni qui un attimo. Non vuoi farti vedere? Sei bella. Non è che non vuoi farti vedere. Basta, dai. Non dai, vieni qui. No, si sente. Vieni qui. Aspetta, giro il microfono verso loro. Mi sentirete male, ma sentirete. Sa, prova. Non vabbè. Comunque, l'SCP, spiegazione dell'SCP, vai. Quello che ho detto, però, una storia di SCP che ho sentito io di. Questa creepypasta sono ad esempio questi giochi per bambini, questo campo giochi tipo lo scivolo che spawnano in giro per l'America e il fatto è questo. Ok. E il fatto è questo, che questi cosi sono praticamente partoriscono creature, questo scivolo partorisce creature o comunque se tu ci entri dentro o sparisci nel nulla o esci fuori che sei completamente cambiato, buttano fuori muco, buttano fuori robe, hanno il ciclo. E comunque sono creature, però sono scivoli per bambini. Sì, sono oggetti paranormali. Ed è quasi mai una cosa positiva, sono sempre sono volte a... Esattamente. Prego, passi. Ridammi la linea. Ok, questo è il mio microphone. È una scivolo pasta, esatto, bravo Korn. Adesso meriti un cazzillo. Riandiamo al game. È veramente Control allora. È praticamente sì, solo che su Control sono molto su Control per chi la non si vede più il gioco. Pronto? Aspetta. Ok, adesso si vede. Su Control gli oggetti paranormali così sono molto come dire fiabeschi per quanto siano cose paranormali pericolose, ma non sono horror, ecco. Invece qui sono horror. Sì, però non si sta muovendo da questa schermata. Amici, cambiamo gioco? Posto. Non cambia gioco. Al tab, chiudi il gioco. Chiudi, non funziona. Amici, SCP, nessuna risposta. Termina, posto. Boh, passiamo al prossimo gioco. Palmira. È il nome che dici? Palmira, dici? Palma. Palmaira, perché c'è la Y in mezzo. Okay. Palmaira. No, Palmira. No, non si legge Ai, quindi no. Palmaira. No, questo già parte con un menus incredibile. Bassiamo il volume perché è un pochino dei bong incredibili. Direi aiuto. Ok. Sempre dal mixer facciamo, va là. Palmaira, vieni al 30. Facciamo 39%, ok. Le mie orecchie, pensassi le mie. Cosa? Dammi qua. Allora, questa qui è la pronuncia giusta di Palmaira. Palmaira. Vedi? È Palmaira. Palmaira. Palmaira.
Vedi? Questa è la pronuncia giusta. Allora, ci siamo. Ditemi com'è il volume, se no lo abbasso ancora, perché forse è ancora un pochino altino, Palmyra! Che lingua! Davvi, è con la Y. È questo. Palmyra. E vedi che l'ho detto io che... No, no, è Palmyra. Sì, ancora un po', ok. Mettiamolo. Palmyra. Al 25. Ok. Giochiamo a Palmai. È siriano. Prova a mettere siriano, no. Se c'è. No, metti siriano. Metti il russo, ma la lingua russa poi non capisco un cazzo. La prima volta guardo mentre c'è lo stronzo. Blasta musica a tutto volume. Vabbè, sì, sei giovane, sì, tutto volume, balli, vai dal vicino e gli dice, bella, posso partecipare? Sì. Comunque ditemi il volume adesso. E se? Soltanto. Ah, 91.000 K dal VIP. Speciale. Palmira. Cos'è siriano? Arabo. In arabo è Palmira. Palmira. È altino il volume. Porca miseria, ancora? E mettiamolo al 10. Ok, stop. New game. Basta un po'? Albanese. Scusa, albanese, beh. Palmira è una città in Siria, quindi io trasto di più l'arabo. Americani merda. Non dirlo. Qui posso girare un foglio di carta con scritto My friend from the city administration said this letter will address an offer marriage. Non ce ne frega niente. Wast. Allora, siamo arrivati con un pick up a quanto pare. Andiamo in questo, credo sia un orfanotropio. Un orfanotropio. Com'era in giapponese? Palmyra. Palmyra. No, in giapponese era Palmyra. È Palmyra. Palmyra. Left mouse button. Quindi apriamo. Pippo Nzaghi! C'era un pipistrello. Non contare il record. La luce. No lighter equipment. Dove lo prendo il lighter? Fammi. Non c'è da nessuna parte. Quindi mi cacherò addosso. Sono già cacato con il pipistrello, quindi. Posso prendere la candela? Prendi la candela, non si vede una sega. Questo è un accendino. Posso. Allora, posso inclinarmi a destra. Ah no, anche a sinistra, ok. Non potevo prima. Posso Sto cliccando i tasti per vedere. Okay. Non c'è un inventario. L'accendino, per favor. Por favor. Ma è piccolissimo, non vedo un cazzo. Read. Hello, dear visitor. Children's home, Palmyra. It's glad to see everyone who cares about the earth. The future of our country, unfortunately, we've temporarily limited the number of visits. Please wait from the director of one of our caregivers and the awareness of your questions. If you want to receive a copy of the adoption documents of files from the archive, please leave a signed request from at the reception form at the reception. Who are you, Mr. Brown? Mr. Brown. Mr. Brown. Your documents will be ready within then 10 business days. Okay, thanks. Thanks you.
Ok, c'ho l'accendino adesso, vedo. Che peti che fanno queste portiere. Ho preso un lighter fluid. Perfetto. Io so che mi cacherò addosso in una maniera tremendabile. Beh, almeno non hai detto shish. Ma guarda che il mio inglese è top. In inglese? No. Magic English piripi. Come lo vedo? Come vedo? Ma cosa ho fatto? La F accende e spegne. Ok, questo. Dai, fammi vedere, ok. Un bel disegno, complimenti. Tab, close. Ma come dire? Ho un tremendo presentimento. Queste sono chiuse. Queste sono chiuse. Vado fuori. Posto, andiamo a casa, via. Si vede una fara. Ah, che paura! Era il cancello. Va. Ci sarà un altro ingresso? C'è qualcuno dentro? Finito anche questo, veramente. Le ringhiere di piombo durissime fanno un... Una case sicuramente per quelle porte maledette. L'ho già fatto. Scusate lo sbadiglio, ma è una certa ora. Cosa ci facciamo qui? In questo posto tetro. Un posto dove non sappiamo cosa trovare. Nascondiamoci dentro l'armadio per scampare a quello che pensiamo sia un tremendo mostro. Almeno quello che ci aspettiamo. Non sappiamo cosa aspettarci in realtà. Ma sappiamo... Sappiamo almeno nella nostra testa a cosa andiamo incontro. Una paura. Guardate. Un insegnante sembra. Sembra insegnare a questo ragazzino. Forse pedofila, lei. Un ragazzino... Lui ingenuo, dalla mente semplice, ancora bambino, non sa cosa aspettarsi. E quindi niente, continuiamo la nostra avventura. Questa è l'unica porta. Allora, questo era una botta, era. Prendiamo un disegno, apriamo la porta. Io lo so che prima o poi arriverà un mostro e io mi caccherò indosso.
Una Maria terribile. Beh, questa è una faccia. Voi inutile che lì guardate i cellulari, fate finta. Sì, sì, non vi cacate addosso però. Io sono l'unico qui che rischia la vita. Piccolo così, forse per questo. Mi cacco la vita. Ma mi devi dare il power bank, si sta scaricando il telefono. Allora, bafanculo. E non posso darti il cavo però. E niente. È la fine per me. Cioè, c'è il cavetto del power bank, no? Ma dormi un attimo, no? No. Scusa, vuoi il portatile? Tu puoi attaccare lo wifi, eh? Sì, non USB-C. USB-C quello, no. Questo, scusa. Ma che merda. Scusa, perché non c'è il suo cavetto vicino? Non è USB-C. Un attimo, scusate ragazzi. Non è. Insultatelo. Non a me. Sì, sì. È colpa mia. Perché sto cercando un cavetto. Vabbè, niente. Guarda dal portatile. Perché ce l'avevo un USB-C, ma... A posto, aspetta, l'ho trovato. Però il power bank non so quanto è carico. Vabbè, aspetta, scusa. No, se vuoi carica batteria. Però non c'è la spina lì, quindi niente di. Scusate, ma no, avvicinati, scusa. Io vi farei vedere cosa stanno combinando loro, ma sono due coglioni. Tieni, non ti carica veloce però. Adesso ve li faccio vedere invece, guarda, aspetta. Questa qui. Adesso vedete, questa qui è la mia camera, no? Questo qui è il letto. Facciamo cose noi? No. Cosa cazzo volete fare voi? Niente. Ori è Pallino, quello che c'ha la testa da lampadina. Dai. Guarda che Pallino è un bel ragazzo comunque. Se volete il suo numero mi contattate in privato su Instagram. Cosa volete? Questo maiale è vero, mai. E l'altra è la ragazza. La password? La password la sa lei. Aia. Un piccolo show, se volete. Basta. Mi fa male il braccio, in effetti, basta. Questo sono sempre io, ciao, buonasera. Aspetta la live horror, dice Korn. Solo perché... Vabbè. Solo perché sei brutta, dice. Sì. Infatti. Non è vero, non lo dice. Ma però mi perde il culo 46-1. No, questo qui è il pre-live, ho sbagliato scena. Sei in bella compagnia questa sera, sì, è Halloween. Aspetta, mi si spegne l'accendino, porca puttana. Sono stato troppo fermo. L'ho rifillato. Ho perso troppo tempo, amici. Ma... Che fava c'è qua? L'armadio è dove mi ci ficco dentro. C'è un cassetto. Ok, la chiave. No. Sento dei passi. Gli amici! È Peppe! Che paura! È Peppe, vai via! No, Pippo! ma come me lo schivavo questo? Allora, togli il volume! Non mi far ascoltare che c'è Peppe! E mettiti nell'armadio, era di fianco all'armadio, era lui.
Dove cazzo sono? Dove cazzo mi ha respawnato? No, Pippo! Vai via! Come ha chiesto Pippo? L'hai visto? È la marionetta di Chucky, no, la bambola assassina. È quello di Piccoli Brividi, è vero? Billy? Ok, aspetta che è sparito adesso. No, è lì davanti, Non venire qua. È scomparso nella parete, allora vado tranquillo. Ok, è scomparso. Si fa vedere la pippa. Ma poi che cazzo devo fare in sta roba? Cioè, perché sono qui? Cosa devo fare? Per favore! Qui sono delle tanni che dia. No, non c'è un cazzo. Ho capito, poi il terzo, poi l'ho finito, C'è anche quello. Il silos, ce l'hai anche tu il silos. Ma è la stanza di prima questa, scusami. Cosa ridete voi poi lì? Stiamo guardando le cose sotto me. Mi fa piacere. Mi ha fatto ridere Vector, gli voglio molto bene. Non è vero, sei una falsa, guarda. Invece sì, mio figlio. Sei tuo figlio. Io con te non ho procreato così male. Fate lottare. Sto coglione. Penso c'ho le rosa, quindi non so cosa ti conviene. Allora, fammi vedere qua. Tanto Peppe di Palle se n'è andato, a quanto pare. Sta marionetta. Io ho preso del liquido per l'accendino. Che paura. Questa è chiusa. Marionetta. È simpatici, dovreste fare stronzi nella vita. Nel senso di cacare di più. Questa si apre. Qui c'è della luce lampeggiante, quindi c'è dell'orrore. C'è una sala di tortura. Bah, perché dovrei essere qui? Sento delle burla, prendo l'accetta, non la prendo. Si è mossa la catena, ma sì, perché no? Qui c'è un uomo, scritto in russo, non so leggerlo molto bene. Ho sentito dell'affilamento di lame. Mi dovrei cacare addosso, ma noi siamo coraggiosi, non ce ne frega niente. Sì, ho voglia. Guarda qui, l'accendino non fa luce, un teschio. Facciamo cadere, perché noi il teschio lo mettiamo qua adesso. L'abbiamo innestato. Prendiamo il braccio. E glielo mettiamo, manca la gamba. Che la prendiamo. Pippo Inzaghi! È lì! Ti ho vendato? Che sh... Dove è andato? Dove è andato? Non lo vedo, lo sento i passi, sento! Che pagliuca, Luca!
Allora, io dovrei stare a sedere comodo. Che comodità, wow. Che hai detto? Sono tutto duro, porca miseria. Dopo vieni a giocare tu. Ti caghi addosso, bastarda. Sto cagando addosso io, dopo mi pulisci. Lo so che mi vedi. Abbiamo liberato Pippo Inzaghi. Però non capisco un cazzo di dove devo andare. Inzaghi e Pepe Di Palle sono la stessa persona? No, sono due estremamente diversi. Sono tornati qui. Pippo, sei qua? Dov'è la porta? Una sega, fammi una sega, una, cioè prendi la sega. Non la prendo. Le candele sono candele, non è che fanno troppa luce. Possiamo cercare degli altri fili così nessuno ci caca. Non trovo le porte. Questa è chiusa, porca puttana. Non è che hanno bisogno di un altro power bank? No, questo qui vuol dire out of game. Altre persone. Però non ci cacano più queste bestie di Santa. Ma cioè, una volta che non ci rompono più le balle. Più che altro devo capire ancora la tridimensionalità della mappa. Seguiamo il rumore. Eh no, è finito qua. Bah. Siamo non qui, non è possibile, porca troia. Questo è dove siamo morti e siamo respawnati. Serve un codice. È wrong, è per forza, porca mignotta, non ce l'ho. C'è troppa interferenza, vuol dire che c'è qualcuno vicino. Non c'è più. Planimetria, magari. Siamo persi, non è che ci siamo persi, è che non ho capito come cazzo funziona. Quindi sì, mi sono perso. Sentito, Però è scomparso subito, quindi... Questa è la porta che non si merda apre! Non si può prendere l'ascia, magari. Secondo me c'è da fare qualcosa qua che non vedo, perché non si vede un cazzo, non si vede. Ma che luminosità, c'ho l'accendino di merda. C'ho un macete, prendi il macete, per favore. Pezzo di carta che ho preso prima, a parte che non c'è un inventario, non c'è niente, non c'è, quindi l'inventario il cazzo. No, non c'è l'inventario. Qui ci ho trovato un po' di liquido dell'accendino.
Boh. Accendo un barile e mi faccio esplodere, non lo so. Aspetta. C'erano altri robi così. Niente. Vai a casa. Diamo la buonanotte a Pallino che va a casa e ci saluta. Saluta. Buonasera, dice buonasera. Buonasera. Che buonasera, che sono le 2:15. Buonanotte, come ti pare? Buonanotte. Buonanotte Pallino, dicono comunque. Io invece non so cosa cazzo fare qua. Che è sto gioco? Non ho capito che cazzo devo... Dove devo andare? Quella cosa che non torna e non... Sto correndo, sto facendo il giro tondo da mezz'ora. Non capisco. Lo sto sprecando, l'accendino lo sto sprecando. Buonasera, qua. Qua ho toccato roba. Rinsavito uno scheletro, non lo so. Chiudo la porta. No. C'è dell'interferenza. Ma è il pupazzo vomitivo. Now you can use arrows on the keyboard. Ma sì, per muoversi avanti e indietro serve le freccine. Serve un cazzo per un iscritto corn. Posso usare il mouse per andare avanti e indietro. Destra e sinistra non serve un cazzo. Mentre WASD, destra e sinistra posso andarci perlomeno. Si cambia gioco? Presumibilmente. Potrebbe essere di sì. Diciamo Centralia. I'm coming. Questo è un altro gioco ancora. Aiuto! Ma siamo pazzi! Aia! Aia! Aiuto! Che hai fatto? Il volume è tremendo! Hai cambiato gioco? Sì? Niente. Ah, ma che bandiere sono queste? Scusatemi. England? Schiaffe, l'audio sempre il mixer, è incredibile questi giochi, quando devi modificare l'audio dal mixer si capisce sempre la qualità del gioco. Comunque mettiamo 20, è sempre alto, però mettiamo 10, va là. Come porca puttana, non dire le parolacce. Siamo 10, va là. Per testare l'avrei messo in cinese, sì, poi c'è. Cos'è Halloween?
Bonus game fatta. Siamo ad Halloween. Siamo la mano di Medieval, la famiglia Adams, la mano della famiglia Adams. Sarà in TV stasera. Non so cosa sto facendo, Io sto andando, È Medieval 2, sì. La porta, apri la porta. Aspetta, scusate, ho sentito una Formula 1. Una macchina di Formula 1 passare prima di finire il gioco. Scusate, me lo confermate in chat. Avete sentito anche voi una macchina della Formula 1? Verstappen, sì. Fare fosse Hamilton, era uno screggione, niente. Allora, per testare... Apri la finestra intanto se vuoi... Ma dice per mettere in campo da... Appunto. Aspetta, faccio anche... Scusatemi, faccio la nebbia con lo svapo. E io babbo via. Babbo via. Allora. Riproviamo l'Halloween giusto per sentire la Mercedes. Una Formula 1 o un Tafano? Tafani noi ne abbiamo avuto esperienza qua. Un Tafazzi? No, quello Tafazzi è diverso. No, Tafazzi? No, Tafazzi è quello che si sbatte la bottiglia nelle balle. Allora, andiamo, aspetta. Che altro non ho capito cosa devo fare. Dov'è il signore che cammina? Poi riparte la musica perché giustamente è un gioco di serie X. C'è una botola qua, andiamo. C'è una botola, un condotto. C'è un corvetto, lo pettiamo noi perché siamo una mano, quindi lo pettiamo. Bello corvetto, bello. Era veramente una macchina di Formula 1, però. Scusate, ma... Non hai l'audio, però cioè quando mi prende il mostro, sì. Si sente. Non lo so. Devo ritrovare il resto del corpo nella modalità Halloween. Capito? Ma c'è la macchina di Formula 1. Era addirittura essere I. Proviamo l'ultima volta, poi facciamo il gioco normale. Dai. Dobbiamo trovare il resto del nostro corpo, ok. Si apre, andiamo nel condotto. Però su un foglio che avevi trovato c'era il codice per aprire la porta. E che siamo stati frettolosi nel gioco di prima perché sembrava veramente una merda.
Allora, in un gioco così, io come cazzo faccio a vedere le cose? Che non si... è tutto buio. Però è molto tranquillino questo gioco, eh. Qui c'è un letto, non c'è niente, non ci facciamo un piso nel letto. Buonasera signore. Però le musichine sono belle. Tin 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 tin. Niente, ci ho investito una McLaren purtroppo. Devi fare finta di cacarti, ma nella modalità Halloween purtroppo non era possibile, perché nel momento in cui ti prende e passa una macchina da Formula 1, come fai a cacarti, nel senso? No? Attraverso la sala senza guardare, oh. Proviamo il new game. The current save will be deleted. Non c'ho nessun current save. Quindi use the map to I live an ordinary life. A job, a loving wife, and a lovely daughter. I could not imagine what was going to happen on that fateful day in May of 1992. My name is Henry Nelson. And I'm going to tell you my horrifying story. My wife disappeared without a trace 7 years ago. A catastrophic accident took place in the small, inconspicuous town of Centralia. An underground fire started, engulfing the coal deposits beneath the town. The greedy town authorities had dug so deep that, according to rumors, they unearthed something horrifying and very bad. According to some, the terrified miners in their panic caused this underground fire. They say that almost everyone close to the epicenter of the fire went insane. Centralia turned into a ghost town. Only a small number of townspeople were rescued, including my daughter Shirley. At the time of the tragedy, I was away on a business trip. After the catastrophe, it felt like my daughter was replaced. We moved to a neighboring state. Today, on her birthday, I went into her room and found a note which she wrote. Una bella presentazione. It said that she was going to Centralia to find her mother. Carina. And I followed after her. Un attimo, eh. Tab. Siamo all'ospedale. E? Police station. Troviamo un'arma alla police station, quindi dobbiamo andare a destra. Un GDR, possiamo aumentare le statistiche. La police station, la versione falata della PlayStation. Possiamo correre facendo dondolare la nostra testa. Che paura bestiale, ma siamo pirla. C'era un cervo. Un cerviato, un cervoide. Tutto a rete? Tutto
torrette, non possiamo passare. Trovare un passaggio per entrare alla Pauli Station. Non possiamo interagire, maledizione. Gli pterodattili volano. Come... posso zoomare però, non... tab. E la police station non ci posso andare, quindi... Case, case, scuola, ospedale, store... c'è qualcosa che lampeggia come le menti. Non vedo, posso interagire ma non vedo. Devo fuggire dalla città e me lo chiedi? Non lo so. Aspetta, dove c'è la luce posso interagire. T, flashlight, la T è la luce. Terribile. Pippo Inzaghi pelvico. L'ho toccato io. È molto di gomma questo uomo. Ora come esco? 19. Amici, non so come uscire dal... no, questo è il tasto start. Boh. Sì, ho capito, ma a parte che non posso andare su e giù. 19.84, ah. Se frega una sega. Scusate lo sbadiglio, ma era necessario.
Allora, abbiamo trovato i numeri 1984, non serviranno assolutamente a una sega, perché non abbiamo trovato codici. Provate ad accendere la luce, ma sicura, cioè, figurati se funziona. Abbiamo raccolto un come dire, un oggetto, un topazio verde. Il topazio è verde? Il topazio è il topazio, scusami. Di che colore è il topazio? Ma che è una truffa. C'è verde. Eh? C'è verde. Ma è una truffa. Solo che c'è di più colore il topazio. Il topazio è giallo, dicono. Beh, da giallo a verde il passo è breve, comunque ci sta. Topazio verde. Azzurro. Allora dite tutto quello che vi pare, dite. Smeraldo è verde, un sacco di cose sono verdi, anche l'erba, non quella che si fuma, drogati, cosa pensate? Perché quando corro mi dondola la testa, scusate. Posso interagire? No. Giallo arancio. Beh, non credo sia prettamente interesting. Faccio un ascensore. Merda! No, sono veramente tutti i piani che posso esplorare? No. È il 2. Sono simboli diversi, sì, sui pulsanti di piani, però boh. Ho sentito delle rumorità. Ma siamo nell'obitorio, qui non c'è niente. Un altro topazio verde. Non c'è niente. Un altro topazio verde. Non mi posso più muovere. Sono incastrato. Amici, mi sono incastrato con i piedi. Ok, aspetta, posso muovermi. Sono liberato. Signore, lei è un po' buggato, eh? No, non sta molto bene. No, sì, capisco che fa momo con la testa, però la rinfilo dentro, Posso salire? Non vedo. Rimettiamo tutto a posto perché siamo dei... siamo ordinati noi, oh.
Non c'è niente neanche qua. Purtroppo. Che ci vuole. No, non ho detto di finire. Avevo chiuso la porta. Per favore. Che si glitchi, per cortesia. Cos'era? 89 19. No, 86 19? Me lo scrivete? C'è 984. Giusto. E beh. Ah. Abbiamo preso delle cose che non abbiamo assolutamente idea di cosa siano. Un braccialetto prezioso. You can get a decent amount, ok. E munizioni 9 mm. Abbiamo preso anche un altro oggetto prezioso. Un diamante blu. Posso venderlo a chi? Possiamo riandare via, por di coglion. Vediamo se possiamo andare al 3. Io spero che il cuore in basso a destra voglia dire salvataggio, o c'è sempre stato. Comunque al piano 3 possiamo andare, attenzione. È lì dall'inizio, infatti non capisco. Credo sia, ma non si aprono le porte di sta cacata. No, gli altri non li possiamo premere. Aspetta, ho premuto quello senza numeri. No, andiamo all'1. Allora, siamo al piano terra. Tanto fatemi, aspettate, fatemi mettere una roba, ok, sono sotto controllo. Io tra un po' prendo una caga. Pippo Pippo! Chi è? Sono già in bagno, posso cagare? Beh? Dormi? Come fai a dormire? Mi sto facendo la popò addosso. Mettiti gli auricolari, così ti caghi anche tu, stronza. Come no? Che cazzo vuol dire questa cosa? Oh, la buona... Cesso. Un altro diamante. Come cretino. Mi sto cacando addosso io. Qui siamo in un ospedale. Molto brutto, tra l'altro, non so che ospedale sia. Gli ospedali sono brutti, ma così sono defecati. Gli ospedali di notte sono belli, sono tutti vuoti. No, questo ospedale di notte è... Vabbè, l'unico che ho visto di notte. È cacatorio, non è che... Cioè, il cacatorio nel senso che mi fa defecare, ma di paura. Cosa ridi? Sono scemo, sarò anche scemo, ma vaffanculo. Ho trovato un altro topazio verde. Cos'è sta roba? Non posso raccogliere purtroppo. Sono saponette veramente, di topazzi grossi come me divento ricco.
sono sti interruttori che non servono a una fava, e quindi delle munizioni del fucile a pompa. Ormai non ho trovato armi perché sono andato alla centrale di polizia. Buonasera. Samara. Joy. Oh god. What the hell? Pippo! C'è uno che mi segue! Lello! Arena! No, vai via! Passami di fianco! Vai via! Lo schivaggio! Un altro di schivaggio, tie bastardi! Dov'è l'uscita? Vai via! Non nell'ascensore, no! Scompari. Il mio cuore si è un pochino si è abbassata la sanità corale, la sanità, come si dice, era Monza, nel cuore si è abbassato il tipo di cuore, quindi si è abbassata la... dimmelo tu. Non lo so cosa vuoi dire. Si è abbassata la pressione, non lo so. No? La salute cardiaca, cos'è la salute cardiaca, no? non lo so, Korn. Su TS dicono che si sono caccati molto tutti quanti. Chi c'è su TS, Korn? La quantità cardiaca, no. Ma quando c'è paura si alza il battito. Appunto. Ma però qui c'è il cuore, il simbolo del cuore. C'è un pezzetto di cuore che si è abbassata l'icona, cioè... Quindi... La vita, no, mi è sceso la vita, è troppo gameplay. Mi è scesa la pulsazione, no? È un pezzo di Davide. Davide starà dormendo, non ci credo. La cipolla, niente, vabbè, tonazza, guarda, vai a casa. Sarei già a casa, scusa. Forse sarà frequenti, è scesa la salute, la gittata sistolica, mi piace, la gittata sistolica è un po' scesa, il tono cardiaco mi è sceso. Torniamo al primo piano, ora sarà tutto normale, sarà tornato. Vedi, adesso posso tornare qua. Posso tornare qua, che è da dove sono venuto. E torniamo fuori. Oh, vedi. Ah, che bellezza. E andiamo allo store. Ah, dobbiamo inspectare. Ancora sto cervo, e basta un po'. Questa merda, il buzzo.
Io devo inspettare. Seguiamo il cervo. Serve la chiave per entrare nel hotel. Sono stanco? Sì. Segui il patronus. Non è il cervo il mio patronus. Il mio patronus è la volpe. I can't leave Shirley alone. Sì. Cosa? Il mio patronus è la volpe, sì. Sì, il tuo? Io l'ho fatto due volte. La prima volta ho fatto il drago. Prima volta il drago e poi? E poi l'elefante. Schifo l'elefante. Bellissimo l'elefante. Ma come patronus, no? Ti spara in faccia. Ti spara in faccia? Ti schiaccia. E poi c'è solo un mago. C'è una parete invisibile qua. E vabbè. È bellissimo l'elefante, dicono in chat. Se... forse mi sono perso. Qual è la storia di questo gioco? Ma io che cazzo... cioè... non lo so... voi l'avete capita? No, io no. Ci sono degli pterodattili in aria. Ci sono... succede... ma... non ho capito un cazzo, ragazzi. Qual è l'applicazione che dice il patronus? Andate su Pottermore. Il sito. Non esiste più Pottermore. Come non esiste più? No, è cancellato. Se c'è... Wizarding World qualcosa, non mi ricordo. Letteralmente Pottermore, però è cambiato. Vabbè, è cambiato il dominio del sito praticamente, sì, però Pottermore. Vabbè, Wizarding World, Pottermore, quel che l'è. Però era il sito ufficiale dei fan di Harry Potter. In questo posto, lui è tornato a trovare la moglie, ma quello lì è Silent Hill. Spera in un tè con le gallette. Come il tè con le gallette? Che schifo, scusa. Mi sono perduto. Dove cazzo devo andare? Devo ispettare la police station, ma non c'è un ingresso. Qua, qua. Aspetta, Guarda, vaffanculo. La scuola. Serve una chiave per la scuola. A parte che è tutto buio. Che palle. Là c'è una paleolica. Harry Potter. Scusami. Qua, cos'è qua? E vaffanculo. Serve un codice, serve una chiave. E allora vaffanculo. Io ritorno qui dentro. Mica che ero addosso troppo, Ci ha raccolto tutto, non so che cazzo devo fare. Cazzo di orologio a pendolo. Un fastidio tremendo. Perché c'è un orologio a pendolo? Moro dal passato? Ah, perché era il nome della replica. C'è ancora il signore che si muove male. Perché?
Sono entrato qua, non le ho esplorate tutte queste. Queste stanze. Forse sì. Forno, hai messo tu il gioco? Perché io avevo messo Just Chatting, perché appunto sapevo di far più giochi. Questo non è Palmira comunque. Aspetta. Non ne ho la minima idea. Non me lo ricordo, aspetta, eh. Centralia, due punti, Homecoming. Eh? Ho provato a mettere quello lì, però ho detto che questo gioco in Silent Hill non conviene, no? Vabbè. Oh, sto cervo mi ha rotto i coglioni, eh. Adesso venuto chiedo al mostro, veramente. Come cazzo va sto cervo? Provare a guardare meglio alla stazione di polizia, non lo so. Ma vaffanculo, si poteva aprire così, ma allora mangia la cacca. Allora, siamo dentro la police station, c'è... sono tutti russi questi giochi? Ok. Delle porte piccolissime, a differenza dei... Una pistola. Come equipaggio? Come equipaggio? Adesso ce ne sbatto. T'ho sparato nella faccia, strunz! Ne abbiamo ucciso uno comunque. Qui non ci sta una fava. Era veramente un goal. Il gioco si chiama Centralia Homecoming ed è il secondo capitolo, mi pare, perché il primo è Centralia. Ma vedendo com'è il gioco non penso che sia chissà cosa, anche il primo. Sono i chess room.
La porta è bloccata. Impianti elettrici per auto, centrali, e centraline si trova. Ci sono le celle, attenzione. Veramente disorientante però, eh. Cioè disorientante perché è tutto buio e non vedo un cazzo. Ci ritroviamo davanti a un certo punto. Hey, who are you? My name is Henry Nelson. È tremendo lui. Have you seen her? She's a 12-year-old girl. No. Help me. Let me out of here. What the hell is going on here? What are those creatures? Who are you and what are you doing here? My name is Stan. I don't know how I got here. I just woke up in this cage. So are you gonna help me? I don't have a key. I'll look for one on the police station. Hurry! These freaks are constantly scratching inside the walls. Hold on, I'll be back soon. Ma è un ventriloquo, sì, lui è fisso. Cioè non è un ventriloquo, lui è fermo fisso. Ma si muove pure. Ah, questo è il salvataggio. È proprio hanno ispirato da Resident Evil, praticamente. Se devo liberare il signorotto, no? Sono le celle. Il titolo è negativo, il secondo è positivo come recensioni. È una merda il primo, ma il secondo non mi sembra sia così bello. Posso aprire i cassetti? Oh, un topazio. Pensai il primo, veramente. Allora, adesso prendiamoci il nostro tempo e apriamo tutti quanti i cassetti. Tanto che cazzo è che mette gemme preziose dappertutto, ma lo scopriremo prossimamente su Disney Channel. E nei cassetti abbiamo scoperto che non c'è una fava, ma qui attenzione, ci sono delle munizioni. Però si possono aprire cassetti così a caso. C'è una fava, sicuramente nella scrivania all'ingresso. A sto punto, fa vedere. Assolutamente no. Però qua. Assolutamente no. Beh, qua. Boh. So. E sa dove è la chiave?
c'è un dattilografo. La stanza delle fotografie. Aspetta. 8419, no? Sappiamo il codice, maledizione. Andare avanti ad aprire tutto l'apribile, non è possibile. Attenzione, un gemma. Master key. Attenzione, un grimaldello. Cioè, sembrava un set di scassinamentos. Proviamo ad andare ad aprire. Beh. Cosa ho fatto? Perché l'ho usato? Record. Stato venduto, ok. Non dovrei. Non ho capito. Li ho venduti? Sparo perché sono un criminale. Door is locked. Amici, abbiamo finito il gioco. C'è le celle. C'è la porta dove abbiamo già ravanato mezz'ora. E ho provato a sparare al portoricano. Sono veramente formidabile. No, non si cambia gioco, questo qui è l'ultimo gioco, purtroppo. Tra un po' chiudiamo comunque perché è anche tardino. L'ho ucciso, merda di... Perché sono dei signori vestiti non giusti? Adesso, tra l'altro, lo chiudiamo facendoci... grabbare, diciamo così. Facciamolo vedere lo store più avanti e vedere se adesso si può andare allo store. Il codice. Sono un uomo armato di pistola, dei colpi che non vi smuovono, però vi fanno neanche traballare, vi fanno
niente, non vi fanno niente. Cioè, vi traballate voi, cioè non traballate, state fermi, però dopo 4 colpi morite. Facciamoci prendere. Il rumore di un cane. Era il rumore di un cane. E c'è scritto BP MEBTBP. E c'è purtroppo. Non so. Era tutto tremendo, era una merda. Io li ho pagati questi giochi, cioè in tutto 3 giochi, per carità, non è molto, però 3 giochi in tutto ho pagato 24 euro. Sì, chiederò il refund di tutti e 3 i giochi, perché allora uno costava 3 euro e vabbè, se ne frega. Questo costava 8,90€, quindi 9€. E l'altro costava intorno ai 10€ comunque. Capite che... cioè... sono stato derubato. Cioè... bah. E tu non te ne capaciti, patata psycho, e io gli ho speso i soldi, cosa devo dire? Cioè, cosa dovrei dire io? Per carità, sì, veramente, Bunny. Cioè, io l'ho fatto per il bene dell'intrattenimento. Ma chi non fa il mio lavoro e si ritrova a comprare un gioco del genere, cosa dovrebbe pensare? Di essere uno stronzo? Qualche Pippo Inzaghi è uscito, però sì. Anche Lello. Anche un sacco di gente è uscito da questa live. Amici, io vi ringrazio di essere passati in questa Halloween Night. Purtroppo non era un gioco, non era nessuno un gioco che ne valeva la pena. Peccato, peccato, perché cosa? Cioè, facciamo veramente cagare questi giochi, purtroppo, Quindi niente, io spero di trovare un altro giochino horror che ne vale la pena. Un horror bello. Scusate lo sbadiglio. Sono le 3. Quindi è stato una live piacevolissima, sono contento. Un saluto anche alla Ramonza, dicono, stai dormendo? Ramonza si è addormentata, la pistolina. Vedremo il vecchio per quello. Domani niente live, di notte no, l'ho fatta questa notte, quindi il Friday Night Live questa settimana salta. Andremo alla settimana prossima, anche perché non ho idea di cosa fare di preciso. Devo cercare un gioco da fare. Quindi ci si vede incredibile. Ci si vede domani mattina. Grazie Cheaper Than Prozac. Grazie a tutti. Grazie a tutti davvero tanto. Vi do la buonanotte, quindi.
Se volete vedere, se volete continuare la serata, c'è la replica dell'Halloween scorso che ve l'ha messa, ve l'ha linkata Corn in chat, se volete guardarvi qualcosa. Medieval l'ho finito tutta la scorsa. Se volete anche quella lì è ricaricata nel canale delle live. E quindi vi auguro una buona notte, sogni d'oro e ci vediamo domani mattina. Quindi meglio che vado a letto e mi sveglio, perché sono domani mattina, sono così molto probabilmente lo sarò perché c'ho sonno. Quindi buonanotte belli, grazie di avermi seguito.